Mister Di Stefano, grande finale, davvero una bellissima partita tra tutte e due le squadre. Alla fine cosa ha avuto di più il Piave? Beh, noi abbiamo cercato di giocare anche come il Cisterna. In queste finali sono un po' particolari perché di solito si gioca un po' di meno, la tensione, la prima a vincere comunque un torneo, però diciamo che complimenti anche al Pro Cisterna, complimenti ai genitori, complimenti ai ragazzi, che poi il risultato va in secondo piano. È la fine della stagione, si può fare un bilancio, quanto sono cresciuti i suoi ragazzi? Beh, io non posso dire che sono cresciuti perché sennò sono di parte, parlano gli altri, noi siamo contenti di quello che stiamo facendo, stiamo giocando ancora fino al 30 giugno dei tornei, dove comunque nelle fasce d'età dei piccolini comunque siamo arrivati anche nei tornei, nelle fasi finali, con il gruppo del 2004 e 2005 siamo comunque in tante finali, quindi diciamo che un bilancio positivo. Qual è l'aspetto che le è piaciuto di più di tutta la stagione da parte dei ragazzi? Beh, l'impegno, comunque il seguire comunque un modello che seguiamo noi, dove comunque i ragazzi poi durante tutto l'anno hanno dimostrato la crescita, e questo diciamo che è merito ai bambini. Mister, Pro Cisterna secondo, però devo dire una grande sfida contro il Piave, si è decisa proprio alla fine. Sì, bella partita, una degna finale. Sono state due ottime squadre, bravi ragazzi, dove ce l'hanno messa tutta, sembrava una finale di altissimo livello proprio. Non ci stava nessuno a perdere, però diciamo che ha vinto lo sport, perché come sentite dalle tribune, i genitori, non c'è stato screzio tra le due società, tra le due, quindi la vittoria più bella è stata quella lì. C'è da dire che il risultato è importante, però è più importante la crescita dei ragazzi. Le chiedo quanto sono cresciuti in questa stagione, visto che siamo alla fine dell'anno. Sono cresciuti anche sotto l'aspetto dell'unione con uno con l'altro, e l'intento nostro della società era questo qui, di prendere i ragazzi, farli crescere e tenerli più possibile, anche se ecco, diciamo che ci sono tante scuole che magari girano o rigirano, ma l'intenzione nostra è farli crescere. Quest'anno abbiamo ottenuto un ottimo risultato. Speriamo di continuare con questi ragazzi.